Quando sogni il numero 10, dicono che sei in paradiso. La pace è con te, perché il 10 è il numero perfetto. Lo voglio. Io posso raggiungere il mio paradiso, la mia pace, la perfezione. Devo solo eliminare gli ostacoli, tutti gli ostacoli, ad ogni costo. Adesso manca solo qualche dettaglio. Devo capire come chiudere il cerchio. Perché, lo sapete, il punto dentro il cerchio vale 1. La circonferenza è pari a 9. Il 9 è il quadrato di 3, che rappresenta la Trinità. Il 9 moltiplicato per qualsiasi altro numero, per addizione dalle sue cifre, da sempre se stesso, proprio come una circonferenza che torna sempre sul proprio tracciato. Ed allora 1 e 9 danno 10, cioè la perfezione della decade, lo spazio-tempo circolare e divino. No, non è finita. Il triangolo. Perché il triangolo? Ma certo. Il triangolo è inscritto nel cerchio. Il triangolo è equilatero. 3 lati uguali. La Trinità. La triade. Ma cosa significa? Qual è il senso? Lo devo trovare. Non posso fermarmi adesso che sono così vicino alla fine della ricerca e del mio tormento. Davvero poco, lo sento. Cosa mi può aiutare a capire? La cabala, la simbologia dei numeri, la saggezza dei sufi, e finalmente sarò libero. Per anni ho cercato di capire nei libri. Ora devo agire. Devo muovermi. La soluzione è là fuori, nella realtà e dentro al mondo. Una croce. Lei mi aiuterà a svelare il mistero. Dal numero 3 al 4. Perché 4? 4 è il quadrato di 2, 4 i punti cardinali, 4 è il simbolo della giustizia e la mia vita esige giustizia. Quando ero bambino avevo quasi paura ad alzare gli occhi così in alto. Sentivo uno strano e inspiegabile senso di pace che mi avvolgeva lieve. Ma certo, il 4 mi riporta al 2. È così semplice ora, come i suoi occhi. Dove sei ora? Concentrati. Concentrati. Pensa. Ci siamo. Dicono che la luce delle stelle si veda milioni di anni dopo. Magari quella stella è già morta. Io sono vivo adesso. O sono già morto. Ma cosa dico? Ho capito. Il punto rappresenta l'unità. 1. Il triangolo è il 3. La croce è il 4. Le statue il 2. I primi 4 numeri che sommati danno 10. Finalmente 10. Sono tornato al compimento, alla realizzazione finale. Come ho fatto a non capire prima? Il cerchio.